fratelli e care sorelle, della Santa Messa della prima domenica di Avvento abbiamo ascoltato queste parole del profeta Isaia. Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro tra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri. Delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Ecco, mentre Isaia scrive queste parole, viveva a Gerusalemme, dove era costretto, purtroppo, a vedere spesso in azione spade e lance e uomini che si addestravano alla guerra. Perché? Perché Gerusalemme era spesso attaccata, assediata da nemici. Ed è in questa situazione molto difficile, di violenza, che egli ugualmente ha una visione, come abbiamo sentito, piena di speranza, mentre vedeva guerra e violenza attorno. E annuncia, questa è la speranza che annuncia al popolo che Dio aveva mandato il suo Messia, il quale dal monte Sion e da Gerusalemme avrebbe diffuso una legge nuova, una legge grande, perché questa legge avrebbe convinto a trasformare le armi in strumenti di pace, le spade in aratri. Strumenti di pace che sarebbero restati utili per coltivare la terra e per il benessere di tutti. Ecco, ascoltando queste parole di Isaia, siamo portati a pensare anche al nostro tempo, perché anche noi ci ritroviamo purtroppo ancora davanti a nazioni che alzano armi purtroppo più micidiali delle spade e delle lance, nazioni che alzano armi contro altre nazioni, a vedere uomini anche per televisione addestrati alla guerra. È quello che vediamo quotidianamente. Bene, questo è un po' il clima nel quale iniziamo il tempo dell'Avvento. E però la parola del Signore, quella di Isaia, ci invita a non lasciarci come avvolgere da un clima così di pessimismo, di rassegnazione, che più di qualcuno avvertiamo che trasmette anche i mezzi di comunicazione a volte, ma piuttosto ascoltare le parole di Isaia per riconoscere che queste parole, questa profezia di Isaia si è avverata. Cioè quell'inviato da Dio che Isaia annunciava è arrivato, è venuto in mezzo a noi uomini. Si chiama Gesù, che è proprio l'inviato di Dio, l'Emanuele, sappiamo che vuol dire il Dio con noi. E da Betlemme, dove è nato, e da Gerusalemme, dove è morto in croce ed è risorto, egli ha proprio rivelato quella legge nuova che Isaia annunciava. Ed era una legge nuova e antica, ma gli uomini l'avevano dimenticata. È la legge dell'amore. Ecco, questa, la legge dell'amore che Gesù ha annunciato, è l'unica legge che può veramente illuminare, riportare luce dentro le menti degli uomini che sono come un po' nelle tenebre.
offuscate da interessi egoistici. E questa legge dell'amore può anche purificare i cuori, cuori che spesso sono induriti dalle smanie di potere, di possesso. Ecco. Allora, può anche risvegliare la legge dell'amore, la coscienza che, come ci ripete, potremmo dire senza stancarci, Papa Francesco, la coscienza che le armi e la violenza non risolvono nessun problema, sono solo e sempre male, non ne risolvono neanche uno, quindi sono comunque male. Ed è solo l'amore che Gesù ci ha vissuto e ci ha insegnato che può convincere ancora gli uomini oggi non a trasformare le spade in aratri, ma a non investire capitali, soldi nell'industria, nel commercio delle armi, il Papa l'ha ripetuto anche recentemente, ma a destinare quei capitali in attività che possono rendere più dignitosa e più bella la vita di tutti, cominciando dai più poveri e dai meno fortunati. La legge dell'amore di Gesù ha questa forza. E allora vedete, questa legge dell'amore, ecco, che è proprio una, chiamiamola pure una legge nuova, ecco, possiamo metterla in pratica anche noi. Ognuno di noi può contribuire a questa legge dell'amore. Forse quando vediamo i fatti internazionali, le cose negative che succedono, possiamo avere l'impressione che noi possiamo fare poco per cambiarli. Poco sì, ma qualcosa possiamo fare tutti. E una piccola fiammella unita a tante altre piccole fiammelle può creare un incendio, però le fiammelle devono accendersi e ognuno di noi può accendere la sua, e questo incendio è l'incendio dell'amore. Ed ecco, allora valorizziamo il tempo dell'avvento per accogliere la nuova legge dell'amore che Gesù ha portato a Betlemme facendosi uomo. Ecco, per imparare noi per primi, non la legge della durezza del cuore e della violenza, ma la legge della solidarietà, della compassione, del perdono quando è necessario. Questa è la legge che trasforma veramente la società. E cominciamo dalle persone che abbiamo più vicine, familiari, amici, compagni di lavoro. Cominciamo con una legge dell'amore. E aggiungo anche, in questo avvento, accompagniamo verso Gesù anche i nostri bambini, i nostri ragazzi. Accompagniamoli verso Gesù anche appassionandoli ai simboli tradizionali dell'avvento, del Natale. So che abbiamo fatto in varie parrocchie o anche nelle famiglie, che si appassionino a questi simboli, perché è un modo per andare verso Gesù. È per educarli, loro che stanno formando la loro coscienza, educarli ad avere il gusto, come dice Isaia, di trasformare le spade in aratri e le lanci in falci. E così, in questo modo, camminiamo tutti nella luce del Signore. Buon cammino di avvento.